Siamo qui con Melissa Laudales, attivista per i diritti umani in Honduras, che è qui invitata da Carovane Migranti. Melissa, com'è la situazione in Honduras? Ciao a tutti, la situazione in Honduras è un po' difficile, teniamo troppe persone poverine, tiene che emigrare hacia Stati Uniti per tenere una vita un poco più digna. Dice che la situazione è difficile, c'è molta povertà e troppa gente deve emigrare negli Stati Uniti per cercare una vita degna. Sì, le persone tienen que emigrar de forma masiva para poder combatir las políticas migratorias que no les permiten abbassare las fronteras. Le carovane sono composte da persone che si uniscono in gruppi anche di migliaia per potersi proteggere e affrontare le politiche migratorie che impediscono alla gente di spostarsi. Quali sono i pericoli che affronta una persona migrante quando cerca di entrare negli Stati Uniti? Uno, la desaparición en el trayecto. Segundo, la muerte. Tercero, el secuestro express para la extorsión a las familias en los países. La deportación, el retornar con heridas físicas o discapacidades producto del trayecto en el tren llamado la bestia. Y pues muchos más traumas psicológicos. Violación. Y dice que hay problemas. I problemi sono numerosi, sono ferite sia fisiche, per esempio quando passano sui treni poi cadono giù, ferite ovviamente morali, per le donne c'è un pericolo di stupro che è impressionante, poi ci sono persone sequestrate con estorsioni, poi ci sono anche la tratta degli organi, persone che vengono sequestrate e uccise per quello, e che altro, che más? Bueno, básicamente estos, aparte de todos los traumas, la deportación de los padres y la retención de los menores de edad en Estados Unidos, que luego estos los dejan en cárceles como esta que tenemos acá y le dan a familias adoptivas porque luego no encuentran a los padres en los países de donde migran. La desaparición es un'altra, e inoltre c'è il trauma delle persone che vengono deportate dagli Stati Uniti, magari messi in centro come questi di Corso Brunelleschi, e i minori sono affidati a famiglie che li adoptano, e quindi immaginatevi che trauma. Perché sei qua? Perché io starò facendo un volontariato acá in Italia per combattere la discriminazione, il razzismo e, bueno, también in parte perché necessitava bajar mi perfil politico in Honduras. Ser defensor o defensora de derechos humanos en un país tan peligroso, tienes el peligro respirándote muy cerca. E dice che il problema grande per i difensori dei diritti umani come lei è quello, di essere ammazzate, violentate, tutte quelle cose. Allora lei si è allontanata un attimo, in più è venuta qua in Italia con una ONG, sta facendo un volontariato sui diritti umani, e noi di Carovane Migranti ne abbiamo approfittato per farla venire con noi in questo tour dai Pirenei fin qua. Grazie. Grazie mille.